Molto bene. È giunto il momento delle confessioni. L'anno scorso ne sono venute fuori di carine. Da chi cominciamo? Ragazzi, urla. Oh, partendo Marcello. No, no, io non so niente. Marcello Muratori. Io non so niente. Ci dica la sua confessione di questa sera. No, no, è meglio di no, è meglio che sia zitto. No, no. Chiediamo tra un pochino. Passo, sono le ore. Mezzanotte e sette. Mezzanotte di. Vieni qua! Fabian Palmieri. Eccolo. Detto Fabian. Non ho mai avuto soprannome. Che triste. Che triste. Infatti, la sua testimonianza di questa serata. Ah, una bella serata, piena di confessioni. Aspetta, ho sbagliato domanda. Adesso per una confessione. Capita, vabbè. Anche in grado professionisti, capita. Vorrei sapere una confessione. Una confessione. Sì. 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 Sono cose un po' personali. Vabbè, ma cioè, sappi che questo non è che un video che finirà su YouTube. Non è questo quello famoso. Non è questo quello che finirà su YouTube. Ah, che è il vetro rotto. Il vetro rotto, certo. Quelle cose lì, ma è stato. Allora, un po' estate. Spieghiamo la teoria del vetro rotto per gli amici che ci stanno guardando in questo momento sul web. Allora, ragazzi, praticamente questa serata abbiamo appurato che il vetro, quando si rompe, bisogna cambiarlo. Perché? I casi ce ne sono due. Se non lo ripari, c'è freddo. Se lo ripari, naturalmente dopo ti torna caldo. Però no, però quella l'hai cambiato. Dici che ho rovinato tutto. Il vetro no, l'hai cambiato. Il vetro l'ho cambiato, sì. È troppo caldo. Torna caldo. Se lo cambio, sì. Poi anche sta senza, se è estate. Infatti stavo arrivando a dire che d'estate si può anche fare senza il vetro. Quindi se il vetro si rompe non è obbligatorio cambiarlo. No, meglio aspettare. Anzi, si può rompere del tutto. Per buttare via e rimanere delle pedate, con della grinta, della cattiveria. E poi lo si lascia lì. Cazzo, d'estate si sta anche più freschi. Si viene dentro una brozzolina. Da Dio! Viene dentro di tutto! Di tutto, esatto, di tutto! E poi dentro di dei calabroni, di tutto! Perché è stato peccato! Vabbè, amici del web, voglio ricordare che questa serata è serata del 22 marzo e sono 10. Mezzanotte 10, è giunto il momento delle confessioni di Marcello Muratori. No, non so niente, meglio che cambiamo vetro. Ai. Va bene, non facciamo nomi, parliamo solo di vetri. E dovremmo ricambiare vetro. Bene. Tu hai già fatto la tua testimonianza. La mia testimonianza? Sì. Ma è un vetro che regge per adesso. Un vetro che regge. E la sua? Ti dico la sua. Il mio vetro è piatto. Comincia a fare caldo. Comincia a fare e caldo. E siamo in estate. Qui va aperto. Ho rotto. O una sassata. O insomma, vai, no, insomma, ci penseremo un po'. Però. Meglio non pensarci. Anche perché ricordo che questo video va a finire su YouTube o MySpace,
Quindi amore, se mi stai ascoltando, ti voglio bene. Piove. Piove. Sta piovendo. Uno stormo di piccioni che cammina, che sta cagando. È uno stormo di piccioni qua di Arrea. Bene, e con il rumore dello stormo di piccioni con la diarrea noi chiudiamo questa nostra prima parte di serata. Saluti a tutto il web, da parte di Ambros, Fabian, Marci. Ciao.